Credo che sia questo. Salve! Buonasera. Buonasera. È questo il collegio? Sì, il suo nome? Tommaso. Bene. Sì, la stavamo aspettando. Prego. Grazie. Prego. Si può accomodare un attimo lì, che arrivo subito. Sì, chiudo un attimo la porta. Ma sono il primo? A quanto pare, lei è il primo. Ha visto? Mi può lasciare il suo cellulare, grazie. Perché? È una domanda da farsi? Non mi pare, grazie. Perché da questo momento i cellulari sono sequestrati. Nessuno di voi potrà mai usare il cellulare in questo istituto. Questo è il suo abito, queste sono le sue cose. Perfetto. Grazie. Benissimo, si può accomodare. In fondo a destra. Grazie. Buongiorno. A me questo non sembra un vero collegio, ragazzi. Manca a me. Adesso lo so più che proviamo questa porta. Siamo sicuri qui. Buonasera. Siete già in ritardo, ragazzi, forza, prego, entrate. Scusi un attimo. Sì, 1, 2, 3, bene, perfetto. Tutti dentro? Veloci magari, ragazzi, perché qui abbiamo già perso tempo, dai, forza. Accomodatevi, per piacere, accomodatevi, vai, così mettiamo tutto a posto. Bene, bene. A posto, ragazzi, quindi, scusa, ma che è questa roba? Te vuoi fare la furba perché sai che ci tagliamo i capelli qui, vero? Tu non me li tagli i capelli. Io ti taglio i capelli, vedrai, assolutamente. No. Assolutamente. Anzi, non solo, voi da qui dentro non uscite. Non uscite più. Perfetto. E questo è già andato. Forza, va bene, ragazzi. Allora io torno a casa. No. No, non ci pensare neanche. Anzi, ragazzi, i cellulari. In qualche modo si troverà. Certo, in qualche modo troverete. Come tutti. Tenga il cellulare. Bene, grazie. Perfetto, ragazzi, veloci, forza, chi ha preso il vostro cellulare, benissimo, dammi cellulare, te sei troppo furbino, l'ho già visto, non mi piace per niente, forza, prendete la vostra roba, andate. Io che ne so fare la mia roba. Tieni, forza, veloce, forza, prenda il tuo, che cos'è questa roba? Era per lei, in teoria. Per chi? Charlotte. Ma non ci pensare neanche, ma cosa c'è qui dentro? Cosa c'è? Ma non può ruffolare sulle nostre cose. Io posso fare. Oh, bellissimo! Buon profumo! Chissà come sarà buono! Benissimo, questo è mio, grazie! Ma è seria? Prego! Sembra che non sia seria, prego! Basta! Ma qui siamo fuori! Veloci, ragazzi! I ragazzi a destra, in fondo a destra, le ragazze a sinistra! Veloci! Avanti! Guarda chi c'è? Ci siete anche voi? Ma ci sei già? Sì, credo di essere da soli in realtà. Invece no, ci siamo con noi. A me quella signora mi sembra di averla già vista. Anche a me, esatto. Anch'io. Troppo antipatica. Comunque, sì. C'è un modo per uscire da qui, fidatemi. Guardate. Cosa sono? I fumogeni. Per coloranti, uscire, esatto. Sei un grande. Un modo lo troviamo, tranquillo. Ok, perfetto. Allora ragazzi, cambiamo. Vabbè, sì. Certo che questi pantaloncini... Cioè, ma hai visto i miei? Sì, ragazzi, cioè, è un kit che danno a tutti, è un collegio... Per la notte? Sì. Cioè, ma veramente la stella alle stelle, ragazzi. Lo so. Vabbè, dai. No, vabbè, camera di mia nonna. È uguale. Cioè, no, è schifo. È degli horror. Madonna. Aspetta. Allora, queste mutande, devo dire, ragazzi, chiamatemi Bella Did. Sono io, ciao. Ciao. Io con questo qua si fa una bella fasciata. Ma era di Martinez. Sì, ma quanto è pazza quella lì? Madonna, ma l'hai vista? Sì, ma quella è di fuori, ma io le riso in faccia, ma ti pare? Ragazzi, è esaurita, proprio. Ma è esaurita, psicopatica. Poi si è detto che non ci può uscire. Sì, certo, scappo dalla finestra. Ma siamo segregati in questo collegio, ma perché io scappo dalla finestra? No, te lo dico, ma siamo tipo a pezzo piano. Ma io, cioè, a lei gli rido in faccia apposta per farla però di più. Poi telefoni, no. Ma tanto io ve l'ho dato, con la speranza che poi... Basta! Adesso vi dovete vestire! Immediatamente! State facendo troppa confusione e stiamo facendo tardi! Fra un minuto vi voglio fuori! C'è la prima lezione, chiaro? No, chiaro? Non si calmi! Altrimenti non uscite proprio più da qua! Si calmi proprio! Ragazze, cominciamo subito male! Certo! Veloci! Basta! Giusti! Vediamo se questa volta riescano a darmi retta. Vado a preparare la cena, sì, ok, da questa parte. Benissimo. Grazie.
Allora, ci è venuta un'idea. Vai. Andiamo su terrazza, accendiamo questo e ci facciamo vedere. Almeno ci vengono a aiutare. Ma come si fa? Ma se per gli anni... È affascinante, ragazzi, dai, è distratta. Ma siete sicuri? Sì. Vai, ora lo accendo, ok, oddio. Oh, oddio, che fa? Oh, oddio, aiuto. 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 Ragazzi. Ragazzi, oddio. Ho giusto un'idea. Adesso lo accendo anche io. Vai, ok, vai. A Charlotte, forza, e Augusto, alzati anche te per favore, andate, e tu vai a tagliare i capelli ad Augusto, avanti ragazzi, forza Charlotte, mettiti seduta, Tommaso, taglia capelli, forza, lo so, ma lo devo fare veloce, dai, perché per forza, dai, no, mi schiace, dai, no, Tommaso! Charlotte, stai zitta! Non devi urlare! Ora tanto i capelli ti vengono tagliati! Oh, che bellezza! Bravi! Adesso Augusto! No, però tagliamoci! Tocca a te! Forza! Ma lo devo fare veloce! Certo! No, certo, no, ma certo. Non si può ragionare! Non si ragiona! Si taglia! Veloce! Capito? Ah, dai, mi dispiace! Oddio, no! No! Brava! Bravissimo! Forza! Vabbè! Tanto sono bello uguale, quindi c'è uguale. Scusa, vabbè. Che cos'è quello, scusa? Niente. Cos'è? Ah, no, mi sembrava che avevo visto una cosa strana. No, no, sono tantini da vestire. Vai, bravo, ciao. Sono costretto. So che non hai più d'occhi. Lo so. Forza, andiamo. Ma perché ci ha chiamato qua tutti? Non ho idea, quella pazza lì, no? Sì. Ok, ragazzi, eccomi, mi sono mancata, No. Allora, adesso cuciniamo. Mi serve due volontari. Forza? Io. No, ho detto due, un maschio e una femmina. Charlotte, decidi fra chi di questi due ragazzi vuoi che cucini insieme a te? Tommy. Ah, addirittura. Okay. Allora, va bene. Quindi allora adesso cucinate un bel collo ripieno che schifo però, di pollo per le femmine e delle belle zampe di maiale per i maschi. Io non le mangio queste cose. Grazie. Oh, bene, mi spiace, questa sarà la nostra cena. Buonissima, sì, sera, lei è questa cena. Prego, andate. Io non la mangio la carne. Prego.
C'è i peli del maiale, ti rendi dici? Conto? Ah, che schifo! Fammi venire la mano! Toby, questa cucina è minuto scotto! Lo so, è qualcosa! Aspetta un attimo! Aspetta, no, no, che schifo, no! Bisogna cucinarlo! Aspetta un attimo! Allora, aspetta, cosa devi fare? Cosa devi fare? Io devo accendere allora, un po'! Allora, ci organizziamo questo. Ok, bene. Che facciamo? Scusate il disturbo, eh! Abbiamo fame di là! Forza, muovetevi! Infatti, torna dalla tua Alessandra! Visto muovetevi! Che... attenti ai pidocchi, ragazzi, Alessandra! Abbiamo fame! Cuciniamo, va bene? E basta! Sarebbe l'ora, muovetevi! Ops! Io non ci posso credere, lo vedi che arrogante che ha? E per finire... Cos'è questa roba? Un cuore? So. Un fegato? Cos'è? Ti è buttato dentro e basta! Ok, bene, come si accende i fornelli? Non lo so. Al massimo si mangia crudo. No. Ragazzi, ecco qua, queste due per le ragazze. E questo per i maschi. Ma io penso che non lo mangia nessuno. Ok, che schifo. Ecco. No, mettetemi una lontana. Forza ragazzi, posate, tagliate, mangiate e veloci. Mangiate e poi andate a letto, subito. Ma perché non se lo mangia lei? Ma io ho già mangiato, scusate. Mangiate voi, mangia. Ecco. Volevamo solo dirvi che mangia. È crudo perché non funzionavano i fornelli. Che schifo. E allora cosa cucinate okay. a fare? Allora tagliamo, si mangia, buon tagliamo. Appetito! Buona! Buon appetito! Ok, sì, io mangio un pezzo di questo. Io il finocchio. Vai. Ok. Io il finocchio, questo. Perché? Ma... Leonardo ha messo in bocca... Forza ragazzi, ancora non avete finito? Forza ragazzi, dai, mangiate a me un prima pezzo. Prima che mangio va a letto, hai mangiato? Bravo, a letto, veloce. Bravo, io ok, io mangio. Vai, a letto, bravissimi, tutti a letto. Okay. Vai. Brava Charlotte. Ho mangiato. Vai, bravissimi, tutti a letto.